Milan astuto ha punito il Bari. Il verdetto è addirittura beffardo. Il Milan, secondo il suo stile, ha impresso la gara a cadenze sincopate, rispettando a centrocampo le proprie geometrie, ma si è trovato contro un Bari che lo ha contrastato giudiziosamente, secondo necessità. Una gara eccellente, quella del Bari, tornato in A dopo 16 lunghi anni, Bari che ha presentato ben 7 esordienti nel massimo campionato. Nella prima frazione la squadra pugliese ha evidenziato notevole saggezza tattica, il Milan ha cercato di mantenere il possesso della palla ed ha atteso, questa è stata la sensazione, che l'impalcatura difensiva dell'avversario commettesse qualche ingenuità. E dal 23esimo, quando Cavasin ha perso palla, Wilkins ha tentato di sorprendere Pellicanò con un pallonetto, ma non ci è riuscito. I primi 45 minuti non hanno offerto altri spunti di interesse. Il Bari ha comunque tenuto bene il campo, come ha sostenuto l'allenatore Bolchi al collega Beppe Capano. Senz'altro, direi che è una partita tattica più che altro, giocata prevalentemente a metà campo. Noi dobbiamo fare le nostre mosse per controbattere questa zona e cercare di colpirli. Speriamo che continui così. Nella ripresa il Bari è sceso in campo ancor più determinato. In zona di tiro è arrivata con maggiore frequenza e pericolosità proprio la squadra pugliese, che a rigor di partita avrebbe dovuto difendere e temere. Ed il Bari al 15esimo ha avuto una grossa opportunità per passare in vantaggio, ma Piraccini, sull'invito di Bergossi, è arrivato sulla palla poco coordinato. Il Milan non è apparso turbato, ha continuato ad amministrare la palla, frenando l'avversario con sapienti riduzioni di ritmo. Ed in questa maniera è giunto anche al gol, ad 11 minuti dal termine. Virdis a Detley, che ha giocato nonostante la febbre, velo per Wilkins, che ha fatto proseguire Icardi, che non ha avuto difficoltà a battere Pellicanò. Rivediamo il gol da altra angolazione. Un autentico shock per il Bari, che a pochi secondi dalla fine avrebbe potuto riequilibrare l'incontro, ma Raidout ha perso l'occasione per farsi finalmente conoscere dal connazionale Etrei. A fine partita Lidom accetta i 2 punti, ma con riserva. Il Milan diciamo che è stata un'utilitaria, ha badato molto al sodo. Abbiamo cercato di conquistare il risultato, che è naturalmente importante, però dobbiamo fare meglio.